quando compi 30 anni, oltre a pensare alle cose classiche tipo cominciare a scegliere la foto o il colore del marmo, inizi a pensare un po' anche alla tua vita. Ormai lo sapete, io sono un animatore, faccio i pupazzetti come direbbe mia nonna, e la mia non è stata una scelta facile. Anni di studio, di gavetta, un sacco di fregature, ma la mia prima grande soddisfazione che ho avuto in questo campo è avvenuta il 25 febbraio 2014, il giorno del mio diploma di laurea, il giorno in cui ho presentato per la prima volta il mio primo cortometraggio d'animazione professionale. Mr. Boog, un cortometraggio di circa 6 minuti che raccontava la storia di un piccolo mostro sotto il letto, mettendo insieme Fantozzi, Monsters & Company e un sacco di citazioni horror. Interamente girato in stop motion nella cameretta di mia cugina. E ho fatto tutto da solo. Come ho fatto? Ero giovane un tempo, pieno di energie. Con Mr. Boog ho girato praticamente tutta l'Italia, ho fatto un sacco di festival, ho ricevuto un sacco di complimenti, un paio di premi speciali della giuria, neanche un euro di vincita, manco per sbaglio. Ma il complimento più bello, quello che mi ricordo più di ogni altro, me lo ha fatto Alessandro Izzo, regista del collettivo nonché canale YouTube dei Licaoni. Ho conosciuto i Licaoni grazie al Fipili Horror Festival di Livorno e loro hanno conosciuto me grazie a Mr. Boog. E quando anni dopo li ho rincontrati a Lucca Comics, ho comprato Tales from Baule, il loro fumetto. E Alessandro Izzo, memore del mio cortometraggio, mi ha scritto questa dedica. Al Ray Harryhausen, o come cazzo si scrive, italiano. Al di là del fatto che sono enormemente lusingato, oggi parliamo di lui. Del gran maestro della plastilina, del cavalier custode del passo 1, del vero, solo e unico Master of Puppets. Oggi parliamo del maestro Ray Harryhausen. Sigla! Magari qualcuno di voi è mentecatto a tal punto da non sapere chi sia Ray Harryhausen. Tranquilli, vi do una mano io. Vi è mai capitato di vedere un film esclusivamente per gli effetti speciali? Ecco, ogni tanto capita anche a me. Per molto tempo Ray Harryhausen è stato proprio questo, il maestro e portavoce degli effetti speciali di plastilina. La sua specialità era creare i mostri più disparati, animarli e farli interagire con gli attori in scena. Il mondo del cinema lo ama, grandi registi sono cresciuti con lui, lo hanno omaggiato nei loro film e continuano a farlo ancora oggi. Insomma, se ci sono i mostri, c'è sempre Ray Harryhausen. Anche quando non te l'aspetti. Ho prenotato in un localino che si chiama Harryhausen. Harryhausen? Ma come hai fatto? È impossibile trovare posto lì? Questo video è fatto apposta per chi ancora non conosce bene il maestro. Quindi ci sono i quattro film più famosi, più reperibili e che più di tutti vi faranno capire l'importanza che ha avuto quest'uomo nel mondo del cinema. Come al solito, se l'idea vi piace, mettetevi comodi e cominciamo. I film saranno in ordine cronologico, quindi catapultiamoci nel magico mondo del bianco e nero con uno dei primi film del maestro. Un film del 1953 per la regia di Eugene Lowry, The Beast of 20,000 Phantoms. In italiano, Il risveglio del dinosauro. Tra i ghiacci del Polo Nord, un gruppo di scienziati effettua dei test atomici per verificare gli effetti delle radiazioni. Per tutta risposta, l'esplosione risveglia dai ghiacci perenni un gigantesco e incazzatissimo rettile preistorico. Il mostro distrugge tutto, uccide tutti quanti, e il nostro protagonista, lo scienziato Tom Nesbitt, è l'unico a sopravvivere, l'unico che potrà avvertire l'umanità del pericolo imminente. La struttura narrativa di questo film è diventato un classico per tanti altri monster movie dell'epoca. Abbiamo una creatura misteriosa, un protagonista superstite che racconta la sua storia, ma tutti lo prendono per pazzo. Alla fine però uno scienziato gli crede, scienziato con un assistente possibilmente buona, e quindi parte la ricerca, si trovano sempre più prove, sempre più testimoni, e negli ultimi 20 minuti di film il mostro si rivela al mondo e distrugge tutto e tutti, finché alla fine non riescono a fermarlo.
chiamarlo. Quello che però affascinava il pubblico dell'epoca era proprio il mostro, la creatura magnifica creata da Harryhausen. È stato uno dei primi film con protagonista un dinosauro, insieme al Mondo Perduto del 1925. E dopo questo film ne hanno fatti a decine, è diventata una moda per un bel po' di tempo. Ora, io non voglio fare il guastafeste, ma quello non è un dinosauro. Quella è un'iguana gigante incazzata, i dinosauri sono fatti in ben altro modo, ma Harryhausen nel 53 aveva tutto il diritto di non saperlo. A parte ste cazzate, il mostro è di una bellezza da togliere il fiato. Il modo in cui si muove, si integra con la scena, interagisce con l'ambiente. Harryhausen ha dovuto creare anche dei set e degli oggetti di scena a misura di mostro, perché nel film lui fa affondare una nave, distrugge un faro abbracciandolo con gli artigli, una roba fichissima. Per non parlare dei gli ultimi 20 minuti, dove il mostro si muove nella città di New York e interagisce con le persone in carne e ossa. E con interagisce intendo dire che se le mangia. La regia di Lurie e gli effetti speciali di Harryhausen hanno fatto l'impossibile in un mondo del cinema dove non esisteva neanche il green screen. E lo so cosa state pensando: un mostro preistorico che si risveglia da un'esplosione nucleare e si muove nelle profondità dell'oceano e poi emerge per distruggere città intere. Se si esclude il trascurabile dettaglio del soffio atomico, io direi che state avendo tutti una grande sensazione di déjà vu. Il regista giapponese Ishiro Honda ha amato tantissimo questo film e appena poco tempo dopo ha deciso di omaggiarlo dichiaratamente quando ha creato il suo personale mostro atomico. E se ancora oggi ci sono centinaia di fan nel mondo che aspettano con trepidazione il nuovo film di Godzilla, ciao a tutti, ci sono anch'io, dovete ringraziare anche Ray Harryhausen e questo film. Dal bianco e nero ci spostiamo al colore e dalla fantascienza al mondo magico delle Mille e Una Notte. Un film del 1958 per la regia di Nathan Yuran, Il settimo viaggio di Sinbad. Forse il film che più di tutti ha consacrato la carriera del maestro. La trama stavolta è un po' più elaborata, quindi eviterò di farvi troppi spoiler. Il marinaio Sinbad sta tornando nella città di Baghdad insieme alla sua principessa, ma per sbaglio la sua imbarcazione si imbatte nell'isola di Colossus. Un'isola selvatica popolata da terrificanti ciclopi mangiauomini. Su quell'isola ci vive solo soletto il mago Sokura, che è lì lì per essere mangiato dai ciclopi. Simba lo salva e lo carica sulla nave. Il mago è molto riconoscente, gli dice: guarda, ti ringrazio, mi hai salvato la vita, è una cosa molto bella. Però ecco, potresti farmi un favore? Potresti riaccompagnarmi sull'isola? No, perché sai, sulla spiaggia, no, ho dimenticato un oggetto piuttosto importante, lo vorrei recuperare. Simba gli fa notare che è già tanto se lo ha salvato e col cazzo che rischia la vita del suo equipaggio per tornare in quell'isola maledetta. Visto che nessuno lo caca, il mago Sokura, gran maestro di magia nera, impone di nascosto una terribile maledizione sulla ragazza di Sinbad. Dopodiché gli dice: Sinbad, vuoi che la tua ragazza torni normale, riportami sull'isola. Ora, dei quattro film che analizzeremo oggi, forse questo è quello con la sceneggiatura un po' più debole, nonostante alcuni eventi siano proprio mutuati dal racconto arabo. Forse è proprio per questo che ci sembra strano, è molto poco moderno e molto poco occidentale. Però vi garantisco, tutto questo passa in secondo piano. Il film ci catapulta in un mondo magico e meraviglioso. La messa in scena dell'epoca è molto ben curata e la fotografia dà il suo meglio negli ambienti interni. Un esempio è la caverna del mago Sokura, illuminata da queste luci contrastate e coloratissime, molto alla Mario Bava. Sì, il maestro Mario Bava torna sempre nei miei video. I personaggi sono molto interessanti. Sinbad è un tipo furbo, la ragazza è la classica ragazza forte e intraprendente, tipica dei racconti arabi, con buona pace di chi pensa il contrario. Ma il personaggio più bello di tutti è proprio l'antagonista, il mago Sokura, che è cattivo, ma non è neanche così stronzo come altri personaggi. Il califfo di Baghdad, per esempio, è un cretino, un politico mediocre che appena vede lo stregone, sì, lo tratta con sufficienza, gli dà degli ordini perché io sono il califfo, e se uno si incazza ci avrà anche un po' ragione. E poi, ovviamente, ci sono i mostri. Harryhausen stavolta ha dovuto creare un'intera squadra di creature, una più bella dell'altra. La donna serpente, il drago guardiano, l'uccello Rock, che nella leggenda era semplicemente un enorme rapace che ghermiva gli elefanti, e che in questo film invece ha due teste,
così, per farlo un po' più mostruoso. Ma soprattutto, la creatura più famosa, più iconica, più memorabile mai creata dal maestro Ray Harryhausen, il Ciclope. Il Ciclope di Harryhausen è stato e sarà per sempre storia del cinema. Così caratteristico, con quella pelle ruvida, quella pelata, quelle orecchie a punta, quel corno in testa, quelle gambe da capra, tutti elementi che col Ciclope classico non c'entrano un cazzo, eppure quando pensi a un Ciclope nel cinema, pensi a questo, è impossibile da dimenticare. La scena di combattimento tra un ciclope e un drago sputafuoco vale tutto quello che è uscito e che uscirà al cinema quest'anno. E se il mondo delle mille e una notte vi ha fatto sognare, preparatevi ora ad entrare nel mondo degli eroi e degli dei dell'Olimpo. Il terzo film è del 1963, per la regia di Don Chaffee, Jason and the Argonauts, gli Argonauti. La storia è appunto quella degli Argonauti e della ricerca del Vello d'Oro, raccontata da Apollonio Rodio nelle sue Argonautiche nel III secolo a.C. Il film è abbastanza fedele all'opera, certo taglia tantissimo gli avvenimenti, ma fa anche bene perché in un film è impossibile mettere tutte le minchiate scritte da Apollonio Rodio. La storia inizia con il terribile tiranno Pelia, che col favore degli dei attacca e conquista la città di Tessalia. Peccato che Pelia non si accontenti di conquistare la città e durante l'attacco uccide la figlia del re, sacerdotessa di Era, all'interno del tempio. Un sacrilegio mostruoso. Pelia perde il favore degli dei e il suo destino sarà quello di essere sconfitto e ucciso da un uomo con un solo sandalo. Quest'uomo è Giasone, figlio minore del re, che da bambino riuscì a scappare dalla città prima dell'attacco. E anni dopo, ormai diventato un uomo, torna per reclamare il suo trono di Tessaglia. Ma Giasone sa che non basta reclamare il trono, ci vuole un miracolo, ci vuole qualcosa che ridia al popolo la fiducia negli dei. E per questo decide di compiere la più grande impresa mai tentata da un essere umano. Si fa costruire una nave formidabile, raduna un equipaggio con i più grandi eroi della Terra e parte alla ricerca della Terra dei Colchi per prendere il Vello d'Oro. Un altro film incredibilmente iconico, un film soprattutto di personaggi, anche se non c'è l'enorme varietà di eroi presenti nel libro, ma comunque. Abbiamo Giasone, che è un gran bel protagonista, e abbiamo anche Ercole, il più formidabile degli Argonauti. Ecco, stavolta per Ercole non hanno scelto l'ennesimo bestione wrestler incapace a recitare, ma hanno preferito prendere un attore vero, molto più secco, ma molto più simpatico. Molto bello è anche il personaggio di Medea, certo, non è proprio la Medea quella di Euripide, no? La strega terribile, passionale, che non vorresti mai che si incazzasse con te. Questa è una Medea un po' più buona. Ma i personaggi più belli del film sono gli dei. Nello specifico Zeus e Era, che in questo film vanno d'amore e d'accordo, evento più unico che raro. Da una parte sono potentissimi, giganteschi, guardano gli uomini dall'alto come se fossero pedine su una scacchiera. D'altra parte, però, finiscono per perdonare lo scetticismo e l'arroganza di Giasone, consapevoli che anche il padre degli dei non è nulla senza gli umani che credono in lui. Io non lo so, ma credo che a Neil Gaiman questo film sia piaciuto tantissimo. Ma parliamo delle cose serie, parliamo degli effetti speciali. Questa volta il maestro ci delizia con una carrettata di mostri grandiosa. Il gigante Talos, l'idra guardiano, le arpie, che stavolta non sono le classiche donne col corpo d'uccello, ma sono creature un po' più demoniache. E poi soprattutto la scena più iconica, più memorabile, mai creata dal maestro Harryhausen. Il combattimento contro l'esercito di scheletri. C'è da dire che il maestro aveva già fatto una scena del genere nel film precedente, Il Settimo Viaggio di Sinbad, però lì era uno scontro uno contro uno, uno scheletro contro una persona. Qui è tutto più grande. Una decina di scheletri animati contro una decina di persone reali in un ambiente reale e i due eserciti interagiscono, si feriscono e si uccidono a vicenda. Io non ho idea di quanto tempo ci sia voluto per fare una scena del genere. Ed è una scena che ha fatto sognare intere generazioni. Una scena che ha fatto sognare i più grandi maestri del cinema. Ha fatto sognare, per esempio, Tim Burton, che l'ha citata in una scena del suo Miss Peregrine. Ma soprattutto il maestro Sam Raimi. Senza questa scena, L'Armata delle Tenebre non sarebbe stato il film grandioso che conosciamo tuttora. Ah, un ultimo dettaglio, parlando delle scenografie. Questo film è stato girato in Italia,
nel Cilento. Magari qualcuno di voi ha anche riconosciuto le ambientazioni. E l'ultimo film di questo video è letteralmente l'ultimo film, l'ultimo a cui Harryhausen ha partecipato come effettista. E dobbiamo spostarci quasi 20 anni avanti nel tempo. Un film del 1981 per la regia di Desmond Davis, Clash of the Titans, scontro di titani. In sostanza la storia di Perseo, uno dei più antichi eroi della Grecia. Figlio di quel dannato maiale di Zeus. Cos'era successo? Che Zeus si era innamorato di questa ragazza, di questa principessa, e per poter raggiungerla e amarla, entrò nella sua stanza trasformato in una pioggia dorata. Prego tradurre questa frase in inglese per darle tutt'altro significato. Il padre della ragazza, scoprendo sua figlia incinta e con un leggerissimo odore di asparagi, si incazzò tantissimo. La prese, la scaraventò in un sarcofago di legno insieme al neonato e buttò tutti e due in mare aperto. Che bravo genitore. Ovviamente non muoiono, figurati se un figlio di Zeus muore così facilmente. Vengono salvati, vivono felici e contenti su un'isola e Perseo, crescendo, diventa un ragazzotto con una mascella grossa così e una cofana di capelli in testa. Mi ha sempre fatto molto ridere. E diventerà ovviamente l'eroe destinato ad uccidere Medusa la Gorgone e a salvare la principessa Andromeda. No, non lui, la principessa, l'originale. Sì, lo so, sembra tutto un po' una fiaba, e in effetti Perseo è uno dei pochissimi eroi greci ad avere un lieto fine. Uno dei pochi a morire di vecchiaia, per quel che ne so. Il film si prende molte libertà sulla trama, unisce e mescola un po' di personaggi, ma comunque è molto rispettoso nei confronti dell'opera originale. La regia è ottima, forse una delle migliori regie che abbiamo visto oggi, e anche la messa in scena è molto curata. Tra l'altro questo film l'hanno girato in parte in Spagna, a Malta e... sì, anche in Italia. Anche se forse l'ambientazione più figa è l'Olimpo. Con due colonne bianche, una macchina del fumo e quattro lucette azzurre hanno creato un ambiente davvero evocativo. Anche in questo film Zeus domina tutto dall'alto, ma è uno Zeus molto meno bonario e molto meno imparziale. Insomma, molto più Zeus. Ma in questo film le vere protagoniste sono le donne. Andromeda è una principessa forte, intraprendente. Lo stesso Perseo riceve le sue tre armi magiche, lo scudo, la spada e l'elmo, da tre divinità femminili. No, nel mito originale non era così. Anche se il personaggio più bello rimane Teti, la ninfa delle acque, interpretata dalla magnifica Maggie Smith, la professoressa McGranit di Harry Potter. La vera antagonista del film, che poi è antagonista, cioè... semplicemente i suoi interessi divergono da quelli di Perseo, ma non è che ce l'abbia con lui. Anche qui il maestro Harryhausen ci regala delle perle assolute. Il cavallo alato Pegaso, il mostro Calibos, la civetta meccanica Bubo, vero comic relief di questo film. Ma soprattutto, questo film contiene la frase più famosa, più iconica, più citata di tutto il cinema fantasy. Liberate il Kraken! Ed è proprio il Kraken, l'ultimo mostro che Ray Harryhausen ha donato al mondo del cinema. Questa creatura che non ha praticamente nulla di mitologico, perché nel mito era un'altra creatura, il mostro balena, ma qui ci si inventa un'altra cosa, questo essere mezzo uomo, mezzo sirena, però tutto mostruoso, con quattro braccia, gigantesco, che emerge dagli scogli per mangiare la principessa, una figata assoluta, come al solito. Voglio però essere obiettivo. Per quanto io ami questo film, e per quanto nel corso degli anni sia diventato un grande cult, visto all'epoca è risultato un film strano. Perché non siamo più negli anni 60, siamo negli anni 80. Il mondo aveva già visto 2001, aveva già visto Guerre Stellari, il mondo degli effetti speciali era andato oltre. Per quanto il Kraken sia una figata pazzesca, sembra provenire da un'altra epoca, un'epoca ormai passata. E sto solo ipotizzando, ma forse è stato proprio questo a convincere Ray Harryhausen a chiudere qui la sua carriera, a ritirarsi da eroe imbattuto. E nel 2013, purtroppo, è venuto a mancare. Per onestà intellettuale devo parlarne. Nel 2010 è stato fatto un remake di questo film, chiamato in italiano Scontro tra Titani, forse per non confondere i due titoli. Io vi giuro non l'avevo visto, ne avevo sentito parlare, ho detto, beh, vediamolo, magari è interessante, magari è girato bene.
o magari no. Però dai, non fare storie come al solito, lo devi vedere. Anche solo per completezza, per professionalità, per fare un video più completo possibile. E poi magari sei prevenuto, magari non è così male, magari è carino, è divertente. 18 minuti. Ho resistito per 18 minuti, numi dell'Olimpo, che merda! E vabbè, ma tu sei vecchio e ti guardi film vecchi con gli effetti speciali vecchi. Calma. Prima di tutto, in qualsiasi epoca tu ti trovi, per fare degli effetti speciali belli devi prima di tutto avere buon gusto. Se nel vecchio film l'Olimpo era bellissimo, era evocativo, qui è una merda! Con questa fotografia bruciata sembra un filmino del matrimonio girato ad agosto da tuo cugino. Questo remake si fa dominare dagli effetti speciali. Il film vecchio... anche. Anche. Ma non solo questo, tutti i film di cui ho parlato finora si fanno dominare dagli effetti speciali. Tu non vedevi l'ora che arrivasse il mostro. E quando il mostro arriva, agli occhi di uno spettatore moderno, ci risulta tutto molto ingenuo, ci viene anche un po' da ridere. Eppure, anche solo pensando che quel mostro è stato concepito, creato, modellato, scolpito, animato, fotogramma per fotogramma, da un uomo che ci ha buttato sopra sudore e fatica, inevitabilmente ci affascina. E lo vedi che è un pupazzo perché lo vedi, ma forse è proprio questa la magia. È come se la storia ti venisse raccontata da un bambino che gioca con i suoi giocattoli. La differenza è che Harryhausen non è un bambino, è un adulto competente, professionista, che sta facendo il lavoro che ama e che riesce a far tornare te bambino. Non fraintendetemi, ci sono stati moltissimi film moderni in cui la computer grafica mi ha donato forti emozioni, ma sono state emozioni diverse. Tutto qui. Uomini come Ray Harryhausen appartengono ad un'altra epoca e forse è giusto che sia così. Anche se sono stato molto contento di essere paragonato a lui. Non me lo merito un cazzo, però almeno ho avuto occasione per fare questo video. Se vi è piaciuto, vi prego, condividetelo ovunque. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, tatuatevi il ciclope di Harryhausen sul prepuzio e poi mandatemi le foto. No, no, non lo fate. Io come al solito vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!